bene. Dopo aver ucciso il signor Che, cioè essere stata uccisa dall'altro mod. Buonasera a tutti quanti. Come state? Benvenuti, ben ritrovati. Ce l'abbiamo fatta. Qua mi ricordo di togliere il gioco per una volta. E qua possiamo uscire. Buonasera. Allora, ragazzuoli, per chi non conoscesse Cupid Me, sarebbe Eric Cartman versione Cupido, che fa tihi, tihi, tihi. Allora, a dire il vero, avevo previsto di... Infatti sotto c'ho anche, tipo, la maglietta dello 02 dell'Eva, capito, col cinturino dello smartwatch e tutto, però poi ho fatto, ma a me che cazzo me ne frega? Voglio essere una coperta questa sera. Comunque, ragazzuoli, io vi devo dire una cosa per farvi capire l'affidabilità del supporto di Twitch. Allora, come ho già detto in precedenza, io sto avendo un problema di fondo. Sarebbe, non lo so se è una persona, più persone che mi mettono il follow per poi eliminare l'account. Il problema è che non so se tipo se ne escono con, non lo so, tipo si fanno l'account e mettono il follow solo per riportarmi il canale e poi eliminare l'account. E visto? Sto preparando la mia carriera futura, Sly. Ma il problema è che non sono proprio bot. Il problema è che sono account fatti nello stesso giorno. Perché io poi vado a controllare, raga, perché mi capita a volte che io, mentre sto settando cose per la stream, mi lasciano il follow. Io vado a vedere tutto quanto e sono cose create in quel momento. Ma tu non hai capito quello che ti sto dicendo io. Perché non è fatto di bot qua. Perché i bot effettivamente possono anche essere, ma i bot non arrivano a fare l'account lo stesso giorno. Ah, ok, può essere. Ok. Grazie, Kangaroo. Esatto, aspetta, aspetta. Stavo proprio arrivando a questo. Io ho inviato ben due ticket. Ok, ben due ticket riguardanti lo stesso argomento, ok? E il primo non mi hanno risposto. Il secondo, cioè, non è che non mi hanno risposto, mi hanno risposto con una mail automatica, dicendo il fatto, sì, posso, cioè, sono bot, noi di Twitch ci teniamo a fare la lotta contro i bot. La seconda, mi hanno risposto con la stessa identica cosa. Nonostante io ho specificato, guarda, mi sta succedendo questo, questo e quest'altro, gli ho allegato screenshot e tutto quanto, se ne sono lavati le mani. Jerry, ciao! Sì, proprio simpaticissimi, stiamo parlando un po' di quanto sia effettivamente efficace l'assistenza di Twitch. No, si rimuovono, cioè cancellano proprio l'account. Capisci qual è il problema? Se voi prendete, anche perché sono, raga, sono praticamente cose che loro prendono, sbattono la tastiera sul mouse, le mani sulla tastiera, e gli esce il nome, perché sono letteralmente lettere a caso sono. Quello è il problema. Si spaccano tutto, pure i miei maroni se continuano così. È successo che è un po' di tempo che praticamente mi arrivano dei follow per poi essere tolti qualche minuto dopo e l'account con il quale mi mettono il follow viene eliminato. Quindi a me sta iniziando un attimo ad essere sospetta la cosa. Non è che, anche se mi riportassero, non è che io effettivamente ho tutta sta paura. Però il problema è che gli stronzi esistono. Quindi. Capito un po' che mi sarei voluta tutelare prima piuttosto che ricevere per ben due volte un'email automatica da parte di Twitch. Quindi non lo so, ragazzi, se non mi vedete più è perché c'è qualche stronzo in giro. Sì, mo scoppia la rissa. Poi un'altra cosa, parlando di cose un po' più allegre per farvi fare due risate, ragazzi, chi di voi conosce Penguins o Charlie come youtuber barra
streamer. No, pure secondo me non succederà nulla, però in questo periodo mi aspetto di tutto, onestamente. Perché io ho una chicca da farvi vedere, perché se, non so se sapete che ci sono stati tipo gli award per gli streamer, queste cose qua. Quella Lella? Che significa quella Lella? Allora, raga, Penguins è uno streamer bellissimo, è uno youtuber fantastico. E io adesso vi devo far vedere cosa è successo a questi award. Ci tengo a dire che l'anno scorso è stato uno... lui e Penguins comunque, Charlie, il mio secondo husband di YouTube, subito dopo, come si chiama? Brava Martina, cioè raga, per farvi vedere come sto congiata mentalmente, subito dopo Froso. E praticamente ci sono stati questi award. Anche se ti reporter se non hai fatto nulla, non dovresti dire... Se dovesse succedere qualcosa... Esatto, quello è. No, no, ho messo proprio... Me le so sal... Mi sono salvate le mail diretto. Sì, lo dicono un sacco di volte. E praticamente ci sono stati questi award. L'anno scorso è stato nominato e ovviamente ha vinto a tavolino, perché raga, questo qua, a parte che è grosso, ma comunque... Cioè, copre tantissima roba, dai videogiochi ai podcast, alle review, fa tantissime cose ed è anche interessante lui come persona. Praticamente quest'anno che non è stato... Che non l'hanno chiamato agli award, raga. Guardate che hanno fatto alcuni suoi fan. Over there. And well, it only escalated from there. As far as Reset anyone who's anyone video who's here. cool. What? Wait, what are we doing here? They gotta work on What are we security. doing? You got some What are fucking we doing? hooligans turning up. Okay, guys, Dopo te lo can spiego, you Jerry. bigger spit in the face than spitting in God's face. It's like slapping God on his freaking ass and then asking him to come show up E lui anyways. questa cosa la stava guardando live, raga. Cioè, lui stava guardando gli award live e gli sono spuntati sti tre tizi. I don't know why we were nominated if you don't have the respect to give us the time of day. Is this a protest? Yeah, this is a protest. Yep, protest, you got it right on the I think dot. that I Y'all think they have making me something. I feel think they're like onto Moise something. Kreututkul right now. Yeah. A second What does class that even citizen. mean? A second class citizen. Oh, 'cause two. It's like an afterthought, but not like a good afterthought, like the child loro bargaining cercano di something rifare that proprio la you don't voce do. More di like a sto bad tipo, perché afterthought, lui like you parla script così. in Avatar The Way of Water. Yeah, have you ever heard of the franchise Hunger Games? That's my arm right there. He's speaking Yeah, I facts. kind of care the franchise. Sì, che poi per chi non lo sapesse, lui è stato effettivamente in Hunger Games. Cioè, ci sta lui buttato in uno screen a cazzo. Sì, Hollywood sono hasn't even the guts to nominate perfetti. us, so now we're Hollywood on protest. royalty, and yet Alright, okay, well, let we me ask you won guys last something. year. This What would you protest. should you be nominated for? Everything. Yeah, everything, yeah. Agreed, they're onto something. Yep. No, raga, cioè io non ci volevo credere oggi, perché questo qua, praticamente, io quando faccio colazione metto sempre i suoi video in sottofondo. Oggi ho sputato il caffè, cioè stavo così. E poi non è che si sono fermati là, perché anche se è una protesta, loro in teoria sarebbero dovuto essere cacciati, no? No. Perché loro poi hanno preso e si sono andati a sedere al buffet. Esatto, e poi sti ciaddoni stavano guardando la stream di Penguins, di Charlie, di tutto quello che stava accadendo lì, agli award. Cioè, raga, è stata una cosa assurda oggi. It's kind of like spitting in God's face and then asking him to Sì, come show reaction up è anyways. reaction, Kind of sono pathetic. fantastici. Back at it again. Vabbè, poi comunque li hanno cacciati, purtroppo, ma comunque volevo condividere questa piccola perla con voi perché è stata magnifica stamattina, è proprio inaspettato a livelli massimi. Infatti mo ne stanno iniziando a parlare tutti quanti che è successa sta cosa. Comunque, se capite l'inglese, raga, The Io world is in a vi consiglio di seguirlo, Penguins. No, non riproduci tutti. Se, ma ti sei impazzito? Eh sì, li hanno cacciati perché loro non erano invitati. È come se tu ti andassi a imbucare agli Oscar vestito da Leonardo DiCaprio dicendo: perché soltanto un Oscar?
Dai ragazzi del Derry, sì, vabbè. Sì. Ma anche se non capite l'inglese. Sì. No, non è che imparano parolacce, imparano i sinonimi, queste cose. È una cosa fantastica, Penguins, come parla. Va bene, Sly, allora facciamo che se ci vai pure tu, ci vado pure io. Siamo già in due, ci manca il terzo. Esatto, gli insulti di Penguins sono proprio quello che attira. In più io non... Madonna, raga, stavo per dire... Non mi ricordo se ho guardato il suo gameplay di Elden Ring, ma questo mi ha fatto venire in mente un'altra cosa. È che io mi sto preparando alcuni progetti futuri, appunto per non rimanere a secco di idee o comunque di roba da portare. Come sei in Australia? Va benissimo. Va bene, Sly, ci sto. Farò del mio meglio per renderti fiero. E praticamente, raga, io vi volevo proporre una cosa. Cioè, ve la butto là, tanto siamo tra intimi stasera. In là farò. Vorrei fare un sondaggio e portare una run di Elden Ring. Però in quella run di Elden Ring farò una. Appunto, il sondaggio sarà su quale nemico mi vorreste vedere contro. Perché vorrei usare tipo la randomizer per sostituire tutti i nemici con quel determinato nemico. Cioè, tipo, non lo so, buttateci, non lo so, i numerosi gatti che si trovano nei dungeon, queste cose qua. Sfinirà male, ma raga, è una cosa che voglio provare. Royal Revenant. Jerry Scotti boss. Allora, se trovo la mod, raga, si fa. Onsen e Smog su Elden Ring, Aloysius, buonasera a lei comunque, come sta? Mettici un topo. Ci sono i topi su Elden Ring? No, non mi risulta. Ci sono i topi su Elden Ring? Sono uguali a tutti quelli... Ma dove cazzo stanno? No, raga, no, mi state prendendo per il culo. No, raga, non è vero, non ci stanno i... Scusami, Elden Ring... Razz. Che vuoi tu? Ma chi ti ha chiamato? Ma perché non mi... Ma perché non me li ricordo? Hey, what is going on, guys? Welcome back to my channel. In this video, I'm testing whether any of the strongest bosses in Elden Ring can survive a group of 50 Questo è giant anche rats. To vero. test this, I've chosen the variation of rat that is found in the Elendil sewers. And this time, instead of taking the fight to the bosses, I'm gonna do the opposite and have the bosses fight for survival in the. No, raga, vi giuro, non mi ricordo i ratti su Elden Ring. Mi avete letteralmente aperto un mondo. Oh, domani che... Uff, perché non si è sentito, ragazzi, si è sentito l'uffo. Comunque, Wednesday, benvenuto. Grazie mille per il follow. Che poi quando hai followato stavo proprio settando delle cose su Slobs. A me non si è sentito, basta che si è sentito a voi. Buonasera a lei. No, raga, mi avete aperto un mondo, non mi ricordo i ratti. Zero. E comunque sì, Elden Ring vorrei provare a farlo anche in quel modo. E raga, un altro gioco che porterò oltre a Yume Nikki sarà anche The Stanley Parable. Perché l'ho giocato una volta col signor Carboniglio che stavamo a casa sua, non l'ho mai finito. Eh sì, quello là me lo ricordo, che c'ha la Cristina, il re dei ratti, quello me lo ricordo. I panzoni del presagio? Chi sono i panzoni del presagio? Gli Godskin. Scrivi Omen. Ah, cazzo sono questi, raga?
Ma che mi state facendo scoprire stasera? Ma io l'ho giocato Elden Ring. Ma mi sa che io a sto punto non l'ho giocato Elden Ring, raga. Non me le ricordo minimamente. Sì, mi ci trovo nettamente meglio su Opera, perché comunque puoi settare quanta RAM devi usare, che poi raga, adesso non avrò più problemi di RAM, perché ho fatto anche l'upgrade, e guardate qua, guarda dove sta. Poi, vabbè, comunque ho fatto l'upgrade a 32 giga. Con la NES no, raga, non me le ricordo. Ma mi sa di sì, Jerry. Vedete, comunque, avere una cattiva memoria è utile, perché praticamente io non ho bisogno di comprare giochi a lungo termine. Ma assolutamente... No, a parte che 32 giga di RAM mi sono arrivati oggi. Mi sono arrivati, li ho cambiati stamattina. Infatti c'ho le vecchie RAM buttate ancora sul divano. Ma la temperatura sale con Slobs. Sto a 65 gradi adesso, però conta che prima raggiungevo già gli 85 stando così, quindi. Col cazzo che metto qualcosa a liquido dentro sto computer, che poi casca una goccia e mi vedete veramente che... Non posso dirlo perché mi bannano. Sì, la spada della Kiko, quella me la ricordo, perché sta... No, non ce l'ho. Non ce l'ho il comando Specs. Comunque c'ho... una 3070... ma scusa, raga, vi faccio vedere vita, morte e miracoli di sto computer. La cenere di... È la fiamma del manto rosso. Vabbè, ma raga, quello me lo ricordo perché mi ci avete fatto smadonnare. Eh sì, sta ancora analizzando tutto. Hai visto? E poi la spada della Kiko me lo ricordo perché sta in questa emote, che non si vede perché è piccolina, però in questa emote ci sta la spadina della Kiko. Pazzurdo! sì, ho letto. Non so se si legge. Raga, io devo cambiare l'output alla stream. Devo tornare a metterlo a 1080. Mi sono scordata, sta ancora a 720. CPU che è AMD K19? Vabbè, comunque lo vedo abbastanza convinto, quindi non gli dirò che è a torto. Sì. No. Vabbè. Lo vedo abbastanza convinto, non gli diamo contro. Non, guarda, ti giuro, non me le ricordo le specifiche del computer. Non è per cattiveria, ma perché non... Ho delegato ad altri, praticamente. Il fatto, voi compratemi i pezzi, mo che mi arriva, monto tutto, mi fido di voi, sostanzialmente. Quindi è andata così. Vabbè. Sì, è AMD. Quello sì. No, però K19 non ho capito che è, onestamente. Vabbè, io partirei pure con Omori, comunque, perché io non mi ricordo la strada per andare al deserto, raga. No, dai, sono persone di cui mi fidavo e non mi hanno lasciato con il culo per terra, su. Devo cambiare la schermata, metti qua. Su. Wednesday. Aspetta, cioè, se tu mi dici, ma che bel maglione. Cioè, a parte che l'outfit doveva essere diverso, che poi sono tornata a casa, cioè, avevo freddo in camera, però... dire. E il problema è che io non so come si arriva alla montagna. L'oasi più o meno mi ricordo che devo passare per la foresta all'inizio, però la montagna non so. Una big bubble.
Sì, è una cosa iper comfy, ma perché vi giuro, se esco da camera mia si sta anche bene, però qua fa un freddo cane nonostante c'è un comitato che mi spara 70 gradi accanto. Però sì, devo però per andare in stazione devo passare per la foresta. La montagna non ne ho proprio idea, e quello è il problema. Kimal, ciao, come stai? Come è andata al lavoro? Perché era, se non sbaglio... Ah no, raga, prima di andare... Raga, io mi sono scordata una cosa fondamentale. Io sono partita che dovevamo fare robe. Però, raga... Mi fa piacere, Kimal. Raga, qua c'è un problema. È che se non completiamo quest'area non possiamo andare da nessuna parte. Quindi... Si fa lo squalo. Tutto bene, grazie. Esatto, mi ero scordata. Mi avvicino il microfono così posso parlare anche un po' più a bassa voce. Non avere paura, amore. Sono al tuo fianco. Che bella l'emotte del pesce. Sì, sì, sì. Perché Jerry praticamente è successo che dopo... Non è più paura di annegare. Praticamente è successo che dopo... Come si chiama? Dopo Sweetheart Dulcinea? Aspettate, raga. Già qua è cambiato qualcosa. Praticamente dopo Dulcinea sono stati tutti quanti... Hanno trovato tutti quanti un lavoro. Sì, andiamo in ASMR. Con la voce che c'ho anche un po' rauca. Perché qua non ci doveva stare Kel, mi pare. O no? Qua poi mi ricordo che potevi andare al faro e non ti fa andare. No. Che mestizia. E quindi hanno trovato lavoro, Kel è colui che aspettava fuori dall'acqua per indicarti il passaggio per il resort, e gli altri sono al resort. Adesso questa parte si rifà in un altro modo. Beh, forse è più distante di quel che pensavo, perdonami amico. E praticamente mi ricordo che Hiro era welcome, ci serve la M. Che Hiro era tipo il top operaio di quel resort. Poi c'è Aubrey che faceva la segretaria. Mancano 6 tasti. E comunque c'è da dire che nella run precedente quell'area potevi esplorarla, quella in mezzo all'acqua. Adesso non te l'hanno fatta esplorare. Aspetti che accada qualcosa? No. Sono io che farò accadere qualcosa. E sì, è una minaccia. Però una cosa buona... Che poi un'altra cosa che non abbiamo fatto, raga, sai qual è? Nella run scorsa è consegnare tutti gli invidi ai fantasmi. Siamo arrivati quasi. Siamo quasi arrivati, giuro. Ci basta prendere un taxi. Ah, ti avviso, evita i tizi drilli per quanto possibile. Temo di non piacergli molto. Beh, qua era meglio prendere il taxi. Allora, provi il resort estremo. È il posto più alla moda che ci sia. Posso portartici se vuoi. Lì sì, ci si diverte. Su via, non essere timido, non mordo quasi mai. Ma facevo pure l'altra volta così? La strada era un po' accidentata, ma niente di grave. Torna quando vuoi, ragazzo. Allora, mettiamo un po' di musica. Guarda, amore, ci siamo quasi. Ah, è vero, ci stanno gli scammoni che ti vendono la bottiglia d'acqua per tipo 200 vongole. Però una bottiglia d'acqua ci serviva. Già. Eccoci qui. Non possiamo prendere nemmeno quell'anguria perché non abbiamo obri. Sai, venendo qui ho avuto modo di riflettere. Lavorare al resort estremo è stato interessante, ma lo devo ammettere, il lavoro non è quello che mi aspettavo. Quindi perché non convinciamo tutti a licenziarsi e tagliamo la corda?
Io di recente viaggio un sacco per lavoro, ma so che Aubrey lavora al quinto piano del resort estremo. Andiamo prima da lei. Eh sì, eh. Ehi, tu, sì, tu con l'aria inespressiva. Posso proporti questa genuina e completamente biologica acqua in bottiglia? Stiamo svendendo per liquidazione. Questa acqua in bottiglia può... T'attacchi al cazzo. Ma non ce l'ho dell'acqua, perché l'acqua ci serviva, me lo ricordo. Vabbè, vediamo se trovo il distributore. Ok. Esatto. Ehi, Mary, guarda che ha deciso di farsi vedere. Bam, 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 bam. Oh, Mori, che bello rivederti. Comunque, come stavo dicendo, lavorare aiuta con le spese, ma non è molto divertente. Quindi io e Mori andremo a riprendere Aubrey e Hiro. E poi riusciremo a trovare Basil. Oh, giusto, ecco quello che dovevamo fare. Sono sempre pronta ad aiutare. Fatemi sapere se vi serve altro, va bene? Oh, non ti preoccupare, Mary. Il capo mi adora. Saremo fuori dal resort in un batter d'occhio. Beh, se lo dici tu, Kel. Joel. Forza, Mori, non vedo l'ora di farti conoscere il capo. È favoloso. Allora, io direi di buttarci da tizio Frizzo qua. Anche se mi ricordo che il boss di quest'area era un po' un ditino in culo. Niente di stravagante, ma un ditino in culo ci era. Ah, mi stavo preoccupando. Joel. Sì. Esatto. Ma come non si connettono le cuffie? Welcome. No, la O ci serve. Welcome. I minion. Questo non me lo ricordo. C'è un buco qui. Vuoi guardarci dentro? Era meglio se non ci guardavo dentro. Allo, signor fantasma. Tres mignon un wee wee. Cielo, che tempismo impeccabile. Devo ammettere di trovarmi una situazione imbarazzante. Ho spedito diverse lettere a alcune mie amicizie per chiedere loro di presenziare a una festa elegante. Ma ora come ora nessuno degli invitati si è presentato. Nemmeno uno. Tutto ciò è inaccettabile. Un fantasma meno nobile di me sarebbe furioso. Ma il mio raffinato istinto mi dice che devo aver smarrito la via. Perché quando ho spedito gli inviti ho dimenticato di scrivere l'indirizzo della festa. In quanto organizzatore gentil fantasma mi rifiuto di iniziare una festa senza gli invitati. Saresti così... Mi sono impiccata la lingua. Saresti così gentile ad aiutare i miei ospiti a raggiungere la festa? Ti ringrazio profondamente. Ecco alcune mappe con le indicazioni per raggiungere la festa. Firmate col cilindro, simbolo del mio rango di gentil fantasma. Hai ricevuto... Ah, te lo dici che sono sei? Noi tre li avevamo trovati, però. Ti prego di consigliare una mappa a ciascun invitato, così potranno venire... Così potranno trovare la strada da soli. Grazie, grazie. Tu! Proprio tu! Compra. Allora, lui è un gentil fantasma. Fa provare ira a tutti gli amici. Allora, quanti ne ho? 7, 14, 21, 21, 22, 21. Ce la dovrei fare. Questo qua faceva ira a uno. Quindi abbiamo gioia, tristezza e... Ah, ci abbiamo tutti e tre a posto. Passa così. Ma... No, Kimal...
Allora, possiamo parlare di questo. Signor Kangaroo, io voglio una ricerca scientifica, ok? Su questa cosa. Così poi possiamo effettivamente rispondere alla domanda di Kimmel. Il gioco. Allora, raga. Qual è il pesce più bravo a traslocare? Vi do 20 secondi per scrivere la risposta. Però mi pare che tipo la scorsa volta, se non sbaglio, il signor Carboniglio l'aveva azzeccata questa. No, dovete... Vado? Allora, ragazzi. Qual è il pesce più bravo a traslocare? Lo scombro. Fantastrepitosa, hai annotato la barzelletta sul barzellettiere. Ah, accidenti, che bella barzelletta. Davvero una gran bella barzelletta. Sì signore, sì signore, sì signore, sì signore. Affermativo, Roger. Quanto sas. Ah, è bello potersi prendere una pausa. Anche voi venite dalla città? Sembrate proprio ragazzi di città. Quel cibo è buono, ma le fogne sono terribili. Ehi, vi ho vietato schizzare in piscina, per favore. Oh, soldi. Oh, aspetta. Questo forse ci vendeva la bottiglia d'acqua. No. Non la comprerei la conservita. Però queste qua le prenderei. Tipo un 3. Tacco di pesce non ci serve. Sapete come si chiama un gatto che va in chiesa? Gattolico. Sei fortunato che ti vogliamo bene. Però sì, vi prego, con un'idea affrebbato di merda. Che fanno? Non ci attaccano. Ah, ci attaccano. Sapete cosa fa una cialda di caffè in una doccia? Oh signore, si lavazza. No, Kangaroo, per farti capire il mio cervello, sai cosa ho pensato? Che tipo si metteva sotto la doccia, così poteva consumarsi. E infatti non capivo il senso della barzelletta. E quindi adesso mi sono intristita, perché in realtà era una barzelletta. Esatto, Gesù. Accidenti, come sono finita in questa fogna? Non me ne va bene una questa settimana. Io me la corro. Tu me la fai a meno l'acqua? Posso portarti questa giunina d'acqua in bottiglia? Se vuoi... 450, no. Quindi adesso desideri l'acqua in bottiglia, questa bottiglia può essere tua, ma lo... Ah, faccio cazzo. Ma tienitela. Ehi, tu, sì, tu con l'area espressiva, quindi adesso desidera. Ma continua ad alzare il prezzo, sta abbassando. Vediamo fino a quando arrivo. Siamo arrivati a 1800, già non me la posso nemmeno più permettere. Ma scusa, ma... Ah, no, infatti... No, ti prego, non dirmi che sto resettato. Allora, facciamo così. Adesso ci stoppiamo e proviamo a tornare... Oh, ma quella fragola che sta così impanicata... Di qua. Me ne scappo! Non potete prendermi! Sono la donna libera e indipendente.
Allora, qua ci serviva Hiro. E io qua come esco da donna libera e indipendente? Wait. I've got an idea. Giù di gambe! Mi scappo! Oh no. Di qua? Aha. Sono imprendibile, un'anguilla ha più possibilità di essere tenuta in mano di me. Arrivederci tutti quanti. Ciao. Amori, forse non è un buon momento, ma ho davvero, davvero bisogno di andare in bagno. Come dico sempre, quando ti scappa, ti scappa. Ma devo andare in bagno e t'ho capito io come cazzo esco. Che bastardo. Quanto è bella pure sta host. Il problema è che pure che scappo, raga, non ci risolvo assolutamente nulla. E questo è un grossissimo problema. Allora, qua c'avevamo anche il problema che Kel prendeva e si metteva a giocare alle macchinette. Datemi un secondo, raga. Sperando che li faccia danno stavolta a questi. Adesso lo attacca due volte. Che sta giocando adesso? Ecco appunto. Hai vinto 50? Ah, bravo, sei davvero bravo, Kel, bravo. Così mi piace quando vinci. Scrocchia le dita. Oh, shh. Va benissimo, grazie mille per esserci stato, alla prossima, kangaroo. Buonanotte. Ma? Eh? Ma signor Super, buonasera a lei, scusa, non avevo letto. Come stai? Il signor Squaloso non ha proprio voglia di rivederti. Qua ci staremo un po'. È tutto perché Kel deve andare al bagno. E poi effettivamente la scorsa volta ci siamo andati come prima cosa in bagno. Kel, ti prego, mi servono, devo comprare l'acqua. Come mai? Che è successo oggi, Super? Raga, voi non crederete mai. In tasca mi sono ritrovata una pillola di melatonina. I'm confused. Bravo, Kel. Bravo così. Vinci per mamma. Perché sentivo qualcosina di duro. Però non capivo cos'era. Oh, si sono... Adesso siete in due, aspettate che lo venga a stare il capo. Aspetta, ma chi è che ha menato Kel? Sì. Ottimo, mi è morto Kel. E resterà in quel modo, io non lo rianimo Kel. Colpisce duro. Da Bologna è tornato per la laurea di mio fratello. Aia. Ma non ti sei portato il collirio dietro? Sass. Cioè io praticamente tutte le vongole che sto guadagnando me le sta sfrusciando Kel. La P non ci serve, aspetta amore, ci metterò pochissimo. Vai. Do your best. Ah, ora sì che va meglio. È dato che Kel non si è lavato le mani. You, Kel, lavati le mani. Ecco. Molto meglio. Hai fatto lavare le mani a Kel. E là, ma guarda che fascino. Ah, sì, può essere.
scusami, tu mi fai un buon prezzo per l'acqua. È 395 vongole. Non è male. Secondo me possiamo trovarla ancora più basso, dai. No, 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 ho sbagliato, non volevo premere. Dannazione. No. Cioè, ma guarda come continua la... Is you happy now, signor Carboniglio? Dopo avermi tolto 50 anni di vita? Perfetto, mi fa piacere allora. Questo ascensore è davvero fantastico. Odore di acqua, di colonia e fumo. Oh, ciao Mary. E là, ragazzi. Dunque, se ho capito bene, Aubrey si trova al quinto piano. Ehi, who debunk me? Kimal, perché? Perché mi è puncata? Che non funziona. Oh, giusto, me ne stavo per dimenticare. Ci serve una tessera fantastica per attivarlo. Mi hanno tolto la mia perché continuavo a perderla. Giuro che le tessere svanivano nel nulla. Proviamo a cercare una sugli altri piani. Ci sarà pure una tessera fantastica da qualche parte. Allora, direi di salvare. Yes. Ok, e poi me ne vo. Me la magno. Ah sì, devo mangiare perché c'ho Kella un HP, mo che ci penso. Tutti amici, vi sentite come nuovi? E là, fratellino, ti senti un po' meglio ora? Perché non facciamo un bel picnic rilassante? In genere ti tira su di morale. Cioè, ma chi è che ha un picnic? Porta del sushi. Ci sta, ci sta. Allora, B1, 2F, 3F, 4F. Mi ricordo che una parte ci siamo persi, Io sono Erutto e non vorrei essere nessun altro. Vorrei avere anche io tutta questa autostima, signore Erutto. State tranquilli, non vi affronteremo. Quantomeno non fuori orario di lavoro. Sacco da box. Non penso. Penso che il sacco da box sia per... sia per Aubrey. A 20.000? Che ci stava a 20.000? Ah, per il VIP. No, allora è per Aubrey. Ma insomma, il prossimo che lascia avanzi di pesce nel microonde ne sentirà 4. Mamma, che schifo, ma non immagino la puzza. Ah, questo qua ci abbiamo parlato. Ah, guardatelo, Hiro. Le nostre azioni stanno crollando. Anzi, salendo a una velocità allarmante. Impiegato del mese. Wow. Conti. Ok, allora, raga. Vedete, dalla foresta puoi arrivare al deserto. E l'altro che ci manca è... Pozzo profondo non ci siamo stati nemmeno. Allora, scusate raga, ma quello della girandole, comunque noi nemmeno ci siamo stati, davvero? Perché io mi ricordo comunque un pezzo in cui dovevi salire. Ah no, quello era Oltremondo. Scusa, ma quindi a Pozzo Profondo da dove si arriva? Mi sa che si arriva da qua a forza, perché parlavano che le fognature non erano granché. Oppure Pozzo Profondo non può essere dove sta. No, raga, c'è qualcosa che non mi quadra con la mappa. Ma di brutto. Ciao. Non siamo responsabili se sparisce qualcosa dagli armadietti. Lasciate le cose di valore a casa, gente. Hai trovato del latte scaduto? E poi in realtà era anche utile il latte scaduto. Però del libro di poesie. Ah,
Noi dobbiamo anche riportarmi. Raga, ricordatemi che nella foresta abbiamo delle quest secondarie da fare. Allora, il B1 l'abbiamo fatto. Facciamo due F. Tanto uno, il primo non era nient'altro che tutto il casino alla fine. Piano 2. Pulito, è pulito, è pulito, è pulito. Volevo regalare fiori a qualcuno, ma lui pensa solo ai puzzle. Se solo riuscisse a trovare un fiore puzzle, forse finalmente si accorgerebbe che esiste un fiore puzzle. Oh, se il cammino di carta, forbice, sasso, battimi a questo gioco e ti darò tutti i miei averi. Non mi ricordo. Che poi questo qua non so se era tipo una vittoria a tavolino, non importa quello che sceglievi. Carta. Uno, due. Oh, quindi è questa la sconfitta. Mi ha insegnato molto sfidante. Come promesso, ecco tutti i miei averi. Hai ricevuto 3 vongole. Non spenderle tutte in una volta. Una bambola senza volto non sembra appartenere a questo luogo. Buttarla? No. La lasceremo lì. Fermi! C'è un mondo migliore, finalmente una soluzione semplice ed efficace. Ha così senso. È inclusa una custodia dedicata. Non lo puoi considerare lavoro. Prendi subito il telefono. Che cosa stavo parlando? Che poi mi ricordo che nel telefono succedeva qualcosa. Che era questo? Che io non ho mai capito cos'è. Quella nuvolina. Ma secondo me c'ha qualche significato. Oh, la tessera fantastica. Fantastico, abbiamo trovato una tessera fantastica. Ora possiamo usare l'ascensore del quinto piano. Andiamo a cercare Aubrey. Il capo ha cercato di sfruttarmi, ma quando ho capito che non so fare nulla mi ha mandato a collaudare i letti. Sì, questo è un gran bel letto. Un telefono appiccicoso, you. Allora, tutti i piani me li vorrei vedere. Però il fiore puzzle non è che me lo ricordo, eh. Tre F. Andiamo all'Ikea. Andiamo all'Ikea. Iniziamo a testare i materassi insieme. Allo? Chignon. I clienti qui sono davvero bravi a lasciare tutto in disordine. È dura avere un lavoro. Spero che Naso se la stia cavando anche senza di me. Andiamo. Scusa, ma io questi mica me li ricordo. Ho ricevuto un Fedora. Mledi. Che fa il Fedora? Ninnolo. Mica male. Lo metterei su Kel. Essere onesti, non mi dispiace questo posto, considerando che è gratis. Certo, la piscina per bambini là fuori è infestata dagli spettri. Abbiamo deciso di venire qui in luna di miele perché la stanza era gratis e prometteva un'esperienza resort di lusso. Ma altro che lusso, questo posto è dotto malissimo. C'è l'intonaco che cade dalle pareti. Naso va sbagliato. No, Naso. Ah, questa qua è la mamma dei coccodrilli. Oh, i miei adorati figlioli sono tutti così presi dal lavoro. Farei bene a non disturbarli, altrimenti. Te la darò di santa ragione, Madonna santa. Una borsa di 20. Oh, insomma. Salve bambini, io sono l'uomo della conservita. Vendo conservita, funziona davvero. Volete comprare della conservita? Vi costerà solo 250 vongole. No. Ah, nessun problema, ne avrete bisogno più tardi. Bastardo. Che poi mi ricordo che tipo al quarto piano stava tutto il cantiere. Pronto, con chi parlo? Oh, abbiamo chiamato la Germatalpa. Mi spiace, ma hai sbagliato numero. Però raga, prima che andiamo avanti dobbiamo comprare una bottiglia d'acqua. Quella ci serve.
4F. Dun. Ma il terzo... Sì, il terzo era quello dove siamo stati adesso. Fuck. Sai, venendo qui ho incontrato mamma e non voleva più lasciarmi andare. Quindi va a dire che indossare gli occhiali da sole al chiuso fa male, non posso certo togliermi così alla leggera. Sono parte della mia identità. Ma come, la mamma è tornata a controllarci, ci tratta ancora come dei cuccioli. Cosa, mamma è qui? Devo proprio salutarla. Sì, sta giù. Mamma. Evviva, c'è la mamma! Per i turni di notte più pesanti. Non da fare niente qui. Non mi va di spendere tutte. Oh, e tu? Ciao, Squeak. Non badate a me, solo un paio di baffi volanti come tanti altri. È considerata una mappa spaventosa. E io, un momento, cosa avete lì? Di cazzoni per la festa di Gentil Fantasma. Accidenti, è meglio che mi sbrighi. La festa non inizia finché non ci sono io. Hai ricevuto? Amen, perfetto. Mi conviene fare prima questa parte. Ci vediamo spesso di recente. Comunque sia, siediti. Non sei tipo da rifiutare un picnic. E poi guarda, devi ammetterlo, la vista è notevole. Ci sono una picnic? Sì. Una rimarchevole statua di Hiro. Wow. Ho appena finito il tributo all'impiegato del secolo. Pensa un po', sono finito a fare statue. Non pensavo di esserne capace. Ma il capo ha sempre creduto in me. Beh, è una gran bella statua. L'ingegneria è come un puzzle. Io amo i puzzle. Ah, quindi sei tu. Capisco, capisco. Che c'è? Che fa? Così a caso? Oddio, sgambetto, che faceva? Ha! Ah, devo provare se potevo fare l'all-in solo con due persone. Aia! Oh, oh, basta! Ok. Vediamo se riesco a fare abbastanza danno prima che mi uccide Carl. Prova estasi? Va diretto al secondo stadio di felicità. Minchia, ma è fortissima sta cosa. Scusa, se ti provo. No. Che spettacolo, mica la sapevo sta cosa. Raga, cioè livello 21 io non c'ero nemmeno endgame la scorsa run. Allo? Sinceramente il capo mi aveva mandato la sicurezza, ma hanno detto che sono troppo gentile. Ho saputo che Berly è diventata il capo della sicurezza, dicono che sia perfetta per quel ruolo. Eh sì, per Berly ci serve la bottiglia d'acqua però. Sì, no, ma non sapevo che passando la palla da Kella o Mori li metteva diretto a Estasi. Però non lo fa andare Maniac. I wanna try again. Ah, ma è partito prima Kella adesso. Vedi se è una cosa costante. Sì, Mori prova Estasi. Questa cosa è molto interessante.
me le devo studiare queste cose. A parte che devo andare a mangiare perché non sta un attimo. Stanno un attimo morti entrambi. A che punto sta che è la sei livello? Sì, vabbè. Campa cavallo che l'erba cresce. Ok, andiamo a mangiarci il panino di Mary. E poi io mi sto a fare sta zona, però. No, mi serve. Mi serve questo. Io ci devo trovare. Ci devo tornare con Aubrey, quindi a me mi è inutile venire qua adesso. Cioè, totalmente inutile. Quindi andiamo a recuperare Aubrey. Io un botto che non mi mangio un panino. Non sai cosa darei per mangiarmi un panino. Ok. No, la bottiglia d'acqua. No, non ci possiamo andare adesso. 1F. Oh, mi tocca andare a comprare una bottiglia d'acqua. Sì. Non, per il fatto della dieta non posso mangiare. Lì, giù. Qua ce ne stava uno. A quanto me lo fai? Ah, faccio. No. Me la vado a comprare quello fuori. Ehi. Ma tu continui ancora? Sì. No. Posso, grazie. Grazie. È Ron. A quanto me la fai l'acqua? Non so che cosa ci dovrei fare. Con la dinamite. Stiamo svendendo per liquidazione. No, 550 te la tieni. Tu? No. Dalle mucche di mare? Mi tocca sborsare un botto di soldi per quell'acqua in bottiglia. Adesso a quanto è salita? Devo comprarla prima. Che palle. No, me ne scappo. Ah, ma ti blocca tutti i nemici dell'area. That's interesting. E c'è una picnic? Sì, me la salvo. Ok. Lord Squaloso 1900. Ok. Sir Squaloso. Professor Squaloso. Dottor Squaloso. Signor Squaloso. Allo, Berly. Oh, ma guarda un po' chi c'è. Siete qui per parlare col capo di persona, eh? Spiacente, ma non posso far passare dei tirapiedi qualunque. Oh, accidenti, davvero? Dai, Berly, ci conosciamo da una vita. Potrei farci un favore. Un favore da poco come questo. Spiacente che ha il suo ordine il capo. Oggi è un giorno importante e non vuole problemi. Abbiamo una raccolta fondi per il tofu stasera. Ma Berly, sono io. Il tuo vecchio amico Gell. Non siamo certo sconosciuti. Pensa a tutti i bei momenti trascorsi insieme. Ehi, pianta, c'è una ragione per cui sono il capo della sicurezza. Voglio una persona tosta. Una capace di prendere decisioni difficili. Una con la testa dura. Dai, guarda il mio tesserino, è così scintillante.
Sicura? Sicura, Jerry? Sukel pensa a qualcosa in fretta. Ho trovato. Berly, il nostro caro amico Mori, è in cerca di lavoro? Lo sai che il capo non rifiuta mai il lavoro gratis? È vero, ma... Dai, Berly, dai. Va bene, per questa volta vi faccio passare, ma solo se prima mi prendete un po' di acqua in bottiglia, muoio di sete. Ehi, mi hai preso l'acqua in bottiglia? Grazie, ti devo un favore. Forza, ragazzi, ho sentito che c'è la pizza nella sala ricreativa. E viva, pizza gratis! Speriamo sia senza ananas. È tanto buona la pizza con l'ananas. Nice. Dovrebbe essere effettivamente anche io. Dammi un secondo. No, la Q non ci serve nella maniera più... concierge. La Q non ci serve, la lasceremo là. Raga, io l'abbiamo già avuta questa discussione. Appena la provate, venitemi a dire che vi fa schifo. Però lo dovete provare prima. Esatto, super. Beh, qua stavano tutti aspettando di essere ricevuti dal signor Squaloso. Ma come non ti piace l'ananas, Jerry? Pronto, resti in linea. Pronto, resti in linea. Pronto, resti in linea. Ma il ghiaccio non lo puoi mangiare. Il ghiaccio lo lasci sciogliere in bocca. E poi fa schifo il ghiaccio. È freddo. A nessuno piace il freddo. Oh, Bri, siamo qui per aiutarti a evadere. Ma insomma, Kelfi, la via, non vedi che ho da fare. Tornante, Obri, tu non sei davvero così. Ti rendi conto che tre persone hanno cancellato il loro meeting di oggi? Tre persone! Dovrei riprogrammarli, ma... Non so come farli inserire in mezzo a tutti questi eventi inutili. E non parliamo della raccolta fondi di stasera. È come se non bastasse una raccolta fondi per del tofu. Chi nel pieno possesso delle sue facoltà mentali pagherebbe vongole per del tofu? Esatto. Esatto, super. Un po' troppo croccante il ghiaccio. Ho cercato di farlo capire al capo, ma non mi ascolta. È un incubo. Ascolta, Obri. Fai un bel respiro. Sto respirando, Kel. Respiro benissimo. Più profondamente, Obri. Fai dei bei respiri profondi. Inspira, espira. Inspira, espira. Tu non sei una segretaria. Inspira, espira. Basil è scomparso, dobbiamo trovarlo. Inspira, espira, espira, espira. Inspira, espira, inspira, espira. Ecco, è vero, super. Mamma mia, io non capisco la gente che mangia il ghiaccio. Cioè, proprio lo trita con i denti. È stato tipo... Accidenti, hai ragione. Come ho fatto a dimenticarlo? Dobbiamo trovare Basil. Oh, Mori, sei davvero tu? Devi essere qui per salvarmi. Sono così felice. Aspetta, io... Mori, devi portarmi via da qui. Possiamo andare via quando vogliamo, Mori. L'uscita è proprio lì. Non è così semplice, che li ricordi? Abbiamo firmato dei contratti. Obri, che stavi facendo? Sono 10 secondi che cerco di contattarti. Sei riuscita a riprogrammarli? Mi perdoni, signor Squaloso, c'è stato un problema. Ciao, signor Squaloso. Accidenti, ancora tu, Kel? Pensavo di che ti avessimo spedito lontano. Non ti avevo detto di restare al tuo posto? Ecco, sono tornato qui per dirle di persona che mi licenzio e porterò Obri via con me. Molto divertente. Nel mio ufficio, Kel, subito. Lo faccio accomodare subito. Anche tu, Obri. Accidenti a te, che mi farei licenziare. Lo so, non è fantastico. Dai, andiamo. Ufficialisti di scuola, si raggiunge da questo ascensore. Questo palazzo è letteralmente solo ascensori. Ok, salviamo. Tanto penso che sono tutti full vita. Sì, Martina, però devi usarlo l'ascensore.
Aspetta, questa... Posso muovermi? No. What's that? Ma è qualche fischietta? Ecco. Piantala. Ma... io sono una di quelle persone che fischietta abbastanza spesso e volentieri. Quindi è caso vi stanno antipatiche le persone che fischiettano. Non mi state vicino. La mensola piena di vari tipi di succo di frutta. Hai ceduto succo di frutta? Ah, ok, te ne da solo uno. Guardate quanto è fiero. Salve, signor Squaloso. Dunque, voglio spiegarvi le cose chiaramente, ragazzi. Il contratto è molto chiaro. Avete accettato di... avete accettato la... avete... avete accettato di lavorare per me gratuitamente, quale che sia la situazione, per il resto della vostra vita. Un contratto è una promessa, non volete certo infrangerla, no? Cavolo, ha ragione, non possiamo mica infrangerla. Cosa facciamo, Bri? Signor Squaloso, in effetti abbiamo fatto una promessa a lei, ma ci siamo anche promessi a vicenda di trovare insieme Basil. Ah, è vero, sembra che devi lasciarci andare. Non posso contraddirmi, una promessa è una promessa. Obrey, ti lascerò andare se ti porti via anche Kel. Davvero? Oh, grazie mille, signor Squaloso, lei è troppo gentile. Grande, andiamo. Aspetta, mi sembra di aver dimenticato qualcosa. Ah, giusto, possiamo portare anche mio fratello Hiro con noi? Eh? Sei un ragazzino davvero divertente, Kel. Volete che vi lasci Hiro? Questa è bella, proprio bella. Hiro è senza alcun dubbio il migliore impiegato che abbia mai avuto. La sua sola presenza ha incrementato la produttività del 700%. Sarei un idiota a lasciarlo andare via. Parlando del diavolo. Salve, signor Squaloso, ho appena finito di organizzare la raccolta fondi per il tofu come richiesto. I tavoli sono pronti, la stanza è addobbata, i bagni sono puliti e perdonatemi, la lavanderia, il cibo è spettacolare. Ho anche pulito tutte le finestre, lavato i pavimenti, dato da mangiare agli animali domestici, ho organizzato la sua collezione di occhiali da sole, piegato la biancheria e... oh! Ed ecco il suo caffè. Ho pensato che le avrebbe fatto piacere. Ma mostra il pianeta? Grazie, Sly, per la clip. Pluto, dici, sì. Visto, ragazzini, sei fantastico, Hiro. Davvero fantastico. Uno di questi giorni potrei persino pensare di pagarti. Ti dice davvero, sarebbe un onore, signore. Oh, ragazzi. Io non ce la posso fare. Perché li hanno disegnare quel sorriso? Perché? Oh mio Dio, mi si scioglie il cuore. È così puro. Voglio un Hiro nella mia vita. È troppo bello, raga. Non ce la posso fare. Cioè, guardatelo. Mi devo fare il santino di Hiro. Se ci fate qui, sei anche tu in cerca di lavoro, amore. Oh, ma che è questo dissing? Hiro, cosa ti è successo? Non vorrei dirci che ti sei dimenticato di Basil. Accidenti, hai ragione, dobbiamo trovare Basil. Come ho potuto dimenticarmene? Cosa facciamo qui? Dobbiamo andare subito. Un momento, Hiro, non mi sembra proprio il caso. È ancora del lavoro da portare a termine. Ci ho incaricato di accogliere tutti i VIP per la raccolta fondi di stanotte.
Signor Squaloso, mi dispiace, ma con tutto il rispetto, dal cortofondi per il tofu può aspettare. Mi ferisci, Hiro. Non ti sarai dimenticato del nostro contratto, vero? Ecco io. Ma insomma, lascia perdere il contratto. Basil ha bisogno di noi. Dobbiamo andare, Hiro. Non ascoltarla, Hiro. Perché dovresti farlo? Non hai firmato alcun contratto con lei? Non ascolto quello che dice Aubrey per via di un contratto. L'ascolto perché è mia amica. Mi dispiace, signor Squaloso. I miei amici sono più importanti di un misero pezzo di carta. Cosa, signor Cecio? Misero pezzo di carta? Mi sta mancando il rispetto, ragazzo. Ti ho accorto? Un giovane senza esperienza e ti ho plasmato nell'impiegato supremo. Non saresti nulla senza di me. It's boss fight o'clock. La punizione per chi viola un contratto è la morte. Ti insegna a rispettare i tuoi superiori. No, ho sbagliato. Vabbè. Ragazzi, sareste così gentili a mostrare l'uscita a questi bambini? Allora, abilità... Tu. No, tu attacchi... vabbè, pure che ti attacchi non è che ci risolvo molto. Eccoti qua. Vabbè, mi è inutile attaccare con loro. Ah, devo ucciderli a forza. Potrei aver fatto una gran minchiata. Sì, anch'io lo vedo rosso. Ma io lo vedo rosso e basta. Se la passa Obli, che succede la bolla? A parte che fa danno, però non gli mette nessun tipo di... Vole questi bambini fuori di qui, chiaro? Il tizio Drillo che li butterà fuori avrà una pizza omaggio. Offro io. Può essere. Però che palle che quelli che mi fanno più danno si concentrano letteralmente sul tizio Drillo alla fine. Sarei dovuto andare di Olin. Non avrei dovuto fare quella minchiata. Perché adesso sarei stata già 6. Sto prolungando il fight a caso. Aia. Tu attacchi e tu cucini. Cos'era forte contro... Gioia. Ma come ti vedi Viola in chat? Allora, te mi inizi a incoraggiare un attimo, ciccio bello qua, dai. Tu attacchi e te cucini. Iniziamo un po' a fare robe. Io ti odio, Kel. Io ti odio con tutta me stessa, Kel, te lo giuro. Mauri, ciao, come stai? Benvenuto. E ancora metto quella cazzo di abilità. Cioè io me lo devo prendere e devo... Ah!
c'avevo le conserve varie. Che palle. Ho sprecato una risorsa, raga, questa ci serviva. Vabbè, poco male, I guess. Ah, ok, ok, ok. Quanto mi ero d'aver spiegato queste conserve varie. Che significa che stiamo finendo gli scagnozzi? È inaccettabile. Ok. Una cosa brutta è che io non posso decidere l'ordine in cui devono attaccare le cose. Inizia a missare, ottimo, ottimo. Buono così. Beh, però mi riesce a curare Hiro che Kel, che è una cosa ottima. No, tu mi attacchi lui, te invece cucini per tuo fratello. Lui no, devo cercare di lasciarlo per quando lui sta solo. Però è abbastanza difficile riuscire a temerare tutto. E questo è brutto, brutto questo fight. Aia. Scusami, facciamo... A me fa ridere perché... Cioè, raga, voi immaginatevi la scena, no? Avete tutti che combattono e Hiro e i fornelli. Ok. E quindi me lo so buscato in culo sostanzialmente. Sì, perfetto. Allora, tu mi attacchi. No. Abilità, lacera. Mi servi che laceri. Attacca. Attacca e... Cucini per te stesso. Esatto. Questo me lo devo uccidere adesso. Ottimo, sono a 9. Ottimo, ok, ci abbiamo fatta a ucciderlo una volta. Perché questo che viene adesso, se ci attacca, riesco a shottarlo. Mi ha crittato su Kel. E invece non ce la può, mi sa. Santissimo, non mi risponde il cervello. Dovevo farlo il turno dopo. Facevo recuperare il succo Mori. Potevo lacerare. Oddio. Sto fight non finirà più. Ma perché ho dovuto fare sta gran cagata?
scusa, ma questo quanto gli rimane pochissima vita? Beh, ci serve. Aspetta, quanto ne ho di quello? Ne ho uno. Questo fight sarebbe dovuto essere finito da tempo. Adesso chiama l'altro. Quindi abbiamo due mezzi piedi. Ottimo, ottimo. Però... facciamo così. Facciamo così. E... non è worth. Questo dovrebbe essere morto. Ok. Va benissimo. Grazie mille per essere passato. Super, alla prossima. Buon riposo. Fai abilità rimbalzo, sì. Ok, temi luci. Ok. Uno è andato. No, Kel, non dovevi andare tu, mo. Però mi sa che mo muore. Ok. Ma che vi paga a fare? No, 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 non paghi, quello è il problema. E ha preso attrazione. Oh. Basta così. Voi state indietro, così non andremo da nessuna parte. Is Pluto Clock. Devo ammetterlo, siete piuttosto forti, ma non ha importanza ora. Iro non è solo... non è solo impiegato supremo sul mio libro paga. Ne ho un altro. È il tuo momento, Plutone. Sì, io però vorrei cambiare un po' di roba. Plutone, sono io, Kel. Non ci riconosci, siamo i tuoi amici. Perdonami, Kel, non è nulla di personale. Vediamo come ve la caverete contro la forza di un ex pianeta. Plutone, mostra la tua vera forza. Subito, signore. Mi dispiace, ma per voi è finita. Però di come lui si lascia distruggere l'ufficio pur di mandarci via. E tutto ciò scompare anche lui, eh. Guardate quanto cazzo è fiero. È proprio lui. Mauri, grazie mille per i beat. Grazie. Questa è la mia forma finale. Iniziamo. Questa qua sarà per te, questa vittoria, Mauri. A scaldarci. Allora.
E che stratto siamo contro di lui? Tanto lui non si cambiava emozioni. Allora, gioco. No, tu fai così. Tu fai così. Tu fai così. Let's start. Poi facciamo così con lei, facciamo così. Tu fai questo qua, lo dobbiamo tenere, questo ce lo teniamo, la dinamita. Quindi tu farai così. E vabbè, te attacchi. È vero. Che cosa, in che modo? Sono colpito dai tuoi progressi, giovane Carlo. Ora fletti molto meglio. Ok. Attacco. Colpo potente. Attacco. Cucini. Sembra che Iro mi va prima di Plutone. Ok, sì. Perfetto. Attacca. Attacca adesso. Aspetta. Ok. No, no, che fletti. No, aspetta, attacca. Cucina però mori. Devo ridare del succo a Obri. Aia. Minchia, li ha crittato. Sapete come potrebbe... Ah, capisco, siete diventati tutti più forti, ma lo stesso vale per me. È vero, ho detto che devo ridare il succo. Ah, aspetta. Complimenti. Però non è ancora morto. Eh sì, perché tanto comunque un po' del danno che gli faccio adesso viene convertito in succo, quindi... Aia, faccio. Mi ha crittato, poverino. Ma sapete che mi sa che con una cerata adesso l'ho uccido? Giusto per andare un po' in overkill. Anche se non penso di riuscire a curarla, Obri. È ancora in vita. Complimenti.
E infatti, ben fatto bambini. Ne avete fatta di strada, ma non è ancora finita. Mauri, te l'ho detto che ti avrei dedicata questa vittoria. Lancio caricato. Megafono. Allora, non mi dire che il megafono fa incazza tutti quanti, che è una cosa rottissima. Siete diventati tutti così forti, sono così fiero di voi. Ma, comunque sia, ho un lavoro da svolgere e ho intenzione di portarlo a termine. Preparatevi, bambini. Questo è l'aspetto della forza più pura, grazie mille per gli headbutt. Quando fletto i muscoli, mi sento una favola. Va bene, ho capito, facciamo una pausa, ragazzi. Basta così, Plutone. Oggi ho già perso un impiegato supremo. Non voglio perderne due. Ma signore, posso sconfiggerli? Mi serve solo un po' di tempo. Non preoccuparti, Plutone. Non voglio rischiare altre risorse oggi. E sconfitto se ne va. Sparite voi. Non avete fatto altro che causarmi problemi in ogni caso. La ringrazio, signore, non se ne pentirà. Certo, certo. Non posso fare proprio nulla per convincerti a restare. Che peccato che avresti potuto raggiungere il tuo vero potenziale. Trascoloso, prima di andare voglio dirle una cosa. Anche se hai rapito tutti i miei amici e ci ha indotti a firmare quei contratti truffaldini, a volte penso a lei come un uomo passabile. Iro, sarei sorpreso di sentirtelo dire, ma se il figlio... sarei sorpreso di sentirtelo dire, ma sei il figlio che non ho mai avuto. So che ti aspettano grandi imprese. E adesso smammate, non vedete che sono impegnato? Grazie ancora, signor Squaloso. Bene, ragazzi, ora che ci siamo, siamo tutti noi insieme, possiamo tornare a cercare Piesin. È stato un lungo viaggio, ma sento che lo troveremo. Non arrendiamoci. Hai ragione, Iro, siamo vicini a trovarlo. Aspettateci, Basil, ti trovo, vabbè. Ecco la passione che mi piace vedere. Tornate vincitori, ragazzini. È vero. Allora. Oh, che sorpresa, bambini. Siete venuti a sfidarmi di nuovo. Vi capisco perfettamente, anche io accuso ancora gli strascichi della nostra ardente battaglia. Non la dimenticherò mai, siete diventati tutti fortissimi, avete ancora spazio per migliorare, come è giusto che sia. Fletti per Mikel. Sì, signore, maestro Plutone. Io, Kel, sono pronta all'azione. Chi devo prendere a pugni? No, purtroppo ti stai sbagliando. In questa sfida non metterò alla prova la tua forza. Dovrai dimostrare la tua tempra. Stringi i denti, Kel, non ci andrò piano. Hai visto? Kel ha guadagnato 50 di cuore, anche perso un dente. Addio, Plutone. Forse adesso non verremo asciottato, Kel. Ok. Allora, equipaggiamenti. Te... Scusa, allora il sacco da box? Ah! Una foto di Kel appiccicata sopra. Fa iniziare la battaglia provando Ira? Minchia! Bellissimo! Ok, abilità. Volevo vedere... Tu megafono che cos'è? Cosa rottissima. Tu... attrazione? No. Aubrey aveva preso qualcosa? No. Vediamo
tripudia, infligge danni. Se il nemico prova tristezza, riduce molto la sua difesa. Inganno. Ok. A posto. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Arrivederci, signor Scoloso. Però alla fine sei buono, il signor Scoloso. Ah, giusto, prima che mi dimentichi, prendi questo Mori. Il signor Scoloso mi ha dato per girare più rapidamente nel resort estremo. Testa VIP. Wow. Ecco, ora tutti gli ascensori saranno più veloci, ma ti avviso. A volte si balla davvero. Beh, comunque abbiamo finito un'altra area, quindi non ci è andata nemmeno tanto male. Si va a Falosi, mi sa che Losi la facciamo la prossima volta. È stata veloce e indolore. Scusate, ho sbagliato scena. Quindi ragazzuoli, scusate se stacco qua, però preferisco andarmi a riposare, dato che mi aspettano un po' di giorni così e non mi va di fare troppo tardi la sera. Quindi io vi ringrazio tantissimo per esserci stati. Spero che vi abbia un attimo aiutato a distrarvi da una giornata, se avete avuto qualcosa di pesante, ok. Quindi ragazzuoli, io vi ringrazio tantissimo per essere rimasti fino alla fine. Ci vediamo, penso, domani sera con il lore through di Bloodborne. Grazie mille a tutti e ci vediamo. Bye bye.